Buona giornata! Eccoci qui all'Isola d'Elba per dei pensieri del giorno, in questo caso di mindfulness per principianti, veramente, veramente bellissimi. Qui siamo sul pontile di Bagnaia, quindi tanto per che lo sappiate se volete venire a visitare questo bellissimo posto. E cominciamo con la consapevolezza e la nostra unica capacità abbastanza forte da bilanciare il pensare. In linea di massima non viene mai sottolineato da genitori e insegnanti e nessun consiglio ci viene offerto durante il nostro ciclo di studi che la consapevolezza dei pensieri può offrirci un certo bilanciamento e una diversa prospettiva che ci permettano di impedire che siano i pensieri a comandare la nostra vita, senza che ci sia possibile rendercene conto. Fermiamoci un attimo a considerare questa questione. Non è forse vero che da quando abbiamo incominciato ad andare a scuola siamo stati educati a pensare in modo realistico e con capacità critiche? Non è forse questo uno dei principi educativi fondamentali quando dovevamo studiare qualcosa che non ci piaceva? Ricordo molto chiaramente che chiedevo ai miei insegnanti della Junior High School di New York: perché dobbiamo imparare queste cose? Quando capitava che l'insegnante non si arrabbiasse, ma anzi prendesse sul serio la domanda, solitamente mi veniva risposto che tutto ciò che veniva insegnato aveva lo scopo di aiutarci a sviluppare la capacità critica di pensare, parlare e di ragionare più chiaramente e anche in modo più ponderato. E sapete una cosa? Era vero. Noi abbiamo sicuramente bisogno di solide fondamenta di pensiero critico e analitico, nonché di sviluppare un ragionamento deduttivo per conoscere il mondo in cui viviamo e per non essere totalmente smarriti o sovrastati. Pertanto, il pensare in modo accurato, sottile, critico, è certamente una capacità di estrema importanza che va sviluppata, affinata e approfondita, ma non è l'unica da considerare. C'è infatti un'altra capacità, ugualmente importante, che però non riceve alcuna adeguata considerazione, né training durante l'intero ciclo scolastico. È la consapevolezza. Eppure, essere consapevoli è più importante e utile di come saper pensare, anzi, lo è anche di più, perché ogni pensiero, non importa quanto profondo, può essere contenuto dalla consapevolezza. Oggi vi invito a sviluppare un po' questa non paura dei pensieri e anzi a capire che è proprio questo che vi fa sviluppare una maggior consapevolezza, quindi una maggior attenzione a tutti i dettagli della vita. Oggi, mi raccomando, portate attenzione ai vostri pensieri. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao!